Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, finita la partita contro il Chievo e abbiamo pareggiato 2-2. Beh, allora, primo tempo ha visto subito al terzo minuto Gucker in azione, di poco fuori. Dopodiché abbiamo visto al quindicesimo Brindelli per Marucci che passa a Gucker. Gucker tira un siluro e la mette dentro. Siamo sull'1-0. Bella partita, eh? Capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, sia noi che Chievo. E niente, poi Giaccherini, Garitano, Mogus, diciamo protagonisti, in questa frazione. Pisa, 34esimo, passa un 4-4-2. E Giaccherini al 38esimo, diciamo per Ilvi, chiude bene lo specchio. Giaccherini la butta fuori, la mette fuori. Secondo me era fuori gioco. Comunque, vabbè, la palla va fuori e comunque l'assistente dell'arbitro non alza la bandierina e va bene così. Al 45esimo, in chiusura, Masucci sfiora di poco il 2-0. Beh, diciamo così, un primo tempo bello, bello da entrambe le parti. Quindi si scende negli spogliatoi con il Pisa in vantaggio per una rete a 0. Inizia il secondo tempo, al 49esimo, dopo passaggio di Lisi, vero di Gucker, Mazzitelli lascia andare un siluro e non c'è niente da fare per sempre. E quindi siamo sul 2-0. Ma al 58esimo Aghetti ci crede e inizia le sostituzioni. Quindi Cicirelli e Jojevic entrano per quanto riguarda il Chievo. Al 67esimo D'Angelo cambia Palombi per Masucci e Meloni per Birindelli. Ma vabbè, qui si diventa un 3-5-2. Non ci siamo, perché via via il Chievo prende possesso del centrocampo e si vede un Pisa in sofferenza. Comunque, al 72esimo il Chievo fa la mossa decisiva, o meglio Aglietti fa la mossa decisiva mettendo dentro Palmieri, Fabbro ed Amico. A questo punto la partita svolta, non c'è niente da fare. Partita svolta, il Chievo prende possesso del centrocampo e praticamente abbiamo sofferto, cioè è iniziata veramente la sofferenza per il Pisa. Che dire, 77esimo Travido entra De Vitis, ma al posto di Gucker, di Marconi, ma le sostituzioni secondo me l'hanno fatte un pochettino prima. E Siega, perché non è la prima volta, vero? Non è la prima volta che Siega si fa buttare fuori all'80esimo. Quindi secondo me il mister avrebbe dovuto mettere Sordino al posto di Siega. Prima ci siamo fatti sfuggire la partita alle mani. C'è poco da fare, ragazzi, con queste sostituzioni. Oggi il mister non, secondo me non ha trovato la via giusta, non l'ha trovata proprio. E che dire, 75esimo Jojevic segna ed è, e poi in 10, poi poco lontano, no? Perché la spinta del Chievo è stata veramente impressionante e non hai avuto margine, sei stato preso a sassate, in poche parole. Siamo stati presi a sassate. Io cosa avevo detto nel video? Se andate a vedere quello del Lecce, io sono stato chiaro, no? Cosa ho detto? Ho detto che nonostante tutto i rinforzi in difesa ci vogliono. Perché così c'è niente da fare. E purtroppo la dura verità è questa, nel senso. Va bene. Poi all'89esimo. Sì, il Chievo pareggio con Ciciretti, una sassata fuori, 2-2.
è andata bene così, ragazzi. Parliamoci chiaro, perché nell'ultimo quarto d'ora, io come l'abbiamo sbarcata con un 2-2, non lo so nemmeno io. Parliamoci chiaro, lo sapete, no? Io un obiettivo nelle cose, c'è poco da fare. Diciamo che un secondo tempo, l'ultima mezz'ora, abbiamo sofferto alle pene dell'inferno. Poi da quando Aldetti ha fatto i cambi, è stata proprio, voglio dire, va bene così, pareggio, un punto, a posto, alla fine. A compenso che accontenti entrambi, insomma, Noi diciamo così, comunque abbiamo affrontato una squadra, voglio dire, con rispetto, ma parliamoci chiaro, che oggi hanno fatto vedere il valore. Non che noi, insomma, fossimo la meno, però, insomma, nel secondo tempo, diciamo, o comunque negli ultimi 20 minuti, abbiamo penato veramente tanto. Forse sì che andava, tolto prima, magari anche stanco, insomma, non so. Avrei fatto dei cambi diversi e li avrei fatti sicuramente prima. Voglio dire, prima della catastrofe. Ecco, dire, obiettivamente io l'ho vista così. Affronteremo breve Cosenza. Sarà un'altra bella partita tosta anche questa, con il Cosenza, ragazzi. Vabbè, che dire più, io fermo qua. Ci vediamo, penso che, insomma, farò un video anche di auguri a tutti, credo, insomma, comunque sia, ve ne anticipo già fin d'ora tutti, veramente auguroni di un buon Natale, ma ripeto, probabilmente farò qualcosina per tutti gli iscritti, per chi mi segue. E poi io vi volevo ricordare una cosa, al di là di seguire il sito spagnolo e al di là di seguire Pisa Sci fan page su Instagram, ovviamente tipo Pisa, e poi volevo far presente il canale di Emozzo 477, che lo trovate qua sotto nel link, che è un canale pieno di contenuti, praticamente parla di Serie A e Serie B. Bravo ragazzo, vabbè, che dire più, non mi scordo di niente, no? Perfetto, io vi saluto, mi raccomando, commentate, che è importante, lo sapete, commentate il video, perché oggi gli ultimi 20 minuti sono stati veramente in sofferenza per il Pisa, in sofferenza. Ripeto, io avrei fatto magari cambi, avrei fatto in maniera diversa. Vabbè, evidentemente il mister ha voluto risparmiare, diciamo così, le bocche da fuoco per la partita del Cosenza. Speriamo che sia così. Vabbè, se vi è piaciuto questo video, pollice su. Vi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Che dire più? Vi ricordo una cosa. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Buon Natale.